In questo video parleremo di un argomento che molti artisti ritengono cruciale, che è come vendere le proprie opere online. Se sognate di trasformare la vostra passione in un business, questo video è per voi. Ciao, sono Ilaria, sono un'artista, una storica dell'arte, dipingo soprattutto ad acquerello e se ti piace questa tecnica ci sono già diversi video sul mio canale e alcuni miei corsi che puoi trovare in descrizione al video. Avete mai pensato di vendere i vostri dipinti, le vostre opere d'arte online, ma non sapete da dove iniziare? Vi darò qui alcuni consigli pratici che ho strutturato in 8 punti su come poter iniziare a vendere le vostre opere su internet e insomma nell'online in generale. Ovviamente è il punto di vista di un artista, di una storica dell'arte, non di una persona esperta del settore che fa questo tutti i giorni e quindi traghetterò qui la mia esperienza e spero che per voi possa essere utile. Questo video nasce da molte domande che mi scrivete qui o su Instagram o argomenti che ho trattato insieme ad altri amici, amiche artiste, anche se è difficile esaurirlo in un video, ma almeno ci proviamo. Sarà un video un po' lunghetto, però sono sicura che vi porterete a casa dei buoni suggerimenti. Quindi mettetevi comodi, comode e iniziamo. Che voi siate principianti oppure artisti esperti che non avete ancora aperto un negozio online, sicuramente vi sentirete spronati in questo video a fare il primo passo. Magari tante informazioni le conoscerete già, ma se anche solo uno di questi spunti vi sarà utile, io avrò raggiunto il mio scopo in questo video. E ovviamente vi invito fin da subito a lasciarmi le vostre domande, a lasciarmi dei commenti per rendere questo video più ricco e più completo. Il primo punto è fare delle belle foto. Parto ovviamente dal presupposto che voi abbiate dei social che coltivate per arrivare al vostro pubblico, al vostro bacino di utenti, ai vostri potenziali clienti. Diciamo che quelli bravi lo chiamerebbero target e che in questi social, oppure se usate Pinterest come vostra prima interfaccia che poi porta, che poi fa da ponte, non so, al vostro Instagram, al vostro TikTok. Non so esattamente voi cosa usiate come vetrina principale per raccontarvi come artisti. Comunque, per prima cosa, assicuratevi che i vostri dipinti, i vostri disegni, quello che voi create, sia ben presentato per essere venduto. Sembra una cosa scontata, ma certo non lo è. A volte alcune persone mi hanno fatto delle domande su come, appunto, vendere la propria arte online e poi andavo a vedere sui loro profili e c'erano delle foto che, ok, ci siamo capiti. Pensate che i potenziali clienti vedono la vostra arte non dal vero, ma attraverso una fotografia. È un pensiero talmente semplice che però subito ci porta a capire quanto le nostre foto devono essere curate nei minimi dettagli, il più possibile secondo le nostre capacità, ovviamente. Non c'è bisogno di prendere un fotografo professionista perché i nostri telefoni fanno delle foto ottime. L'importante è imparare a fare delle buone foto e le foto devono essere curate perché sono il vostro biglietto da visita. Le foto devono essere ben illuminate, devono rappresentare bene i colori, quindi non falsati colori, perché poi quando una persona arriva a casa un dipinto che è diverso da quello che ha visto, non comprerà mai più da voi o magari si lamenterà anche, giustamente. E quindi utilizzate una buona luce e fate vedere in maniera curata il vostro dipinto, la vostra opera. E aggiungerei anche di fare dei bei video. Siamo ormai nell'epoca dei video, io ho scelto come mio canale principale, possiamo dire che è YouTube, quindi abitualmente faccio video, anche TikTok, Instagram vanno tutti in questa direzione, per cui le foto per me restano un po' al centro. Però è importante riuscire a fare anche dei piccoli video fatti bene, che raccontino bene il vostro lavoro, che mostrino bene la vostra arte. E qui si aprirebbe un capitolo enorme su come fotografare, su come riprendere la propria arte. Però mi fermo, magari potrebbe essere oggetto di un altro video di questo filone che io tratto sul mio canale YouTube di consigli per gli artisti, riportando la mia esperienza, e magari fatemelo sapere nei commenti e vi posso raccontare cosa faccio io per fotografare ciò che realizzo e per riprendere ciò che realizzo, riportandovi quindi la mia esperienza personale, che se ci penso andando indietro nel tempo è abbastanza folle, però fatemelo sapere. Punto 2. Scegliete una piattaforma dove vendere le vostre opere. Esistono diverse piattaforme, anche diversi modi con i quali potete vendere la vostra arte online, quindi non solamente attraverso un negozio, ma si può scegliere anche di non so, venderli attraverso delle aste, pensiamo a Katawiki, però adesso concentriamoci più che altro sui negozi. Alcune delle piattaforme più note sono sicuramente Etsy, sono eBay, adesso esiste anche Amazon Handmade, e poi ci sono dei siti specializzati come Saatchi, mi sembra che si pronunci così, e Artfinder, dove però non è così scontato poter entrare, ma è un altro capitolone, concentriamoci appunto sui negozi. Forse
la piattaforma più famosa per gli artisti è Etsy, più famosa anche per i creativi. Sicuramente una piattaforma molto satura, ma resta comunque un ottimo punto, un'ottima base di partenza, oppure attraverso le sponsorizzate è possibile poter essere visti da un pubblico maggiore, perché il pubblico lì è tanto, ma è anche tanto piena di artisti, di creativi, ma resta una buona piattaforma. Certamente ogni piattaforma ha i suoi pro e i suoi contro, che vanno valutati in funzione del prezzo, in funzione di tanti elementi, quindi è importante che facciate una ricerca e che andate a scegliere la piattaforma che è più adatta a voi in funzione di quello che voi fate, in base a quello che voi rappresentate, quindi fate una buona ricerca di mercato, cercando soprattutto di capire, ragionando soprattutto su dov'è il mio pubblico, perché dov'è il tuo pubblico è lì che dobbiamo andare. Quindi Etsy ha da una parte il vantaggio di avere un'apertura mondiale, dall'altra parte ci sono anche tantissimi concorrenti. Questo credo che sia il difetto principale di questa piattaforma. Io parlo di queste piattaforme soprattutto per chi non ha un sito web con un carrello, che credo, dal mio punto di vista, è una situazione ideale, perché quando si arriva a riuscire a portare il proprio pubblico sul proprio sito, nel proprio carrello, non abbiamo più il problema di dover sgomitare con la concorrenza di piattaforme come Etsy. Ma i clienti sul sito vanno portati, quindi si presuppone che un artista fa un grandissimo lavoro di promozione di se stesso sui social e di comunicazione per riuscire a traghettare i propri clienti, i propri potenziali clienti, i propri fans, li chiamerei, sul proprio sito, che non è assolutamente impossibile, ma ci vuole un gran lavoro. Vorrei anche aggiungere una ulteriore possibilità per chi non vuole andare su piattaforme come Etsy e non ha neanche un sito con un carrello, che sono piattaforme come Big Cartel, che sono molto più personalizzabili. Big Cartel è proprio progettata per artisti e per creativi, che ha sia un piano gratuito, sia si ha la possibilità di fare più inserzioni pagando un piano mensile in base alla quantità di inserzioni che vengono fatte. Inoltre ha un home page personalizzabile, molto più personalizzabile rispetto ad Etsy, e offre diversi piani tariffari, e tra questi anche quello gratuito, come ho detto prima, adatto per i piccoli negozi, per le startup, insomma per chi sta partendo. Inoltre i piani a pagamento, che non comportano i limiti del piano gratuito, sono molto meno costosi rispetto alla concorrenza, penso ad esempio non so, Shopify, e diciamo che secondo me Bigcartel è veramente molto adatto ai piccoli brand, ai personal brand che siamo noi, no? Gli artisti che fanno un po' tutto da soli. E però vi ricordo che su Bigcartel manca la possibilità di blogging, cioè rispetto a un sito, che molti e-commerce utilizzano per raggiungere un pubblico più ampio, quindi diciamo un po' i pregi e i difetti sono un po' questi. Veniamo a questo punto al punto 3. Una volta che avete scelto il negozio, bisogna creare il negozio. Una volta scelta la piattaforma, dobbiamo andare a costruirlo, questo negozio. Quindi inizia l'avventura della creazione del negozio online. Questo significa caricare le foto ben fatte dei vostri lavori, scrivere delle descrizioni dettagliate in cui includete tutte le informazioni, quindi se state vendendo un dipinto, le dimensioni del dipinto, la tecnica, il formato, e qualsiasi dettaglio interessante che possa carpire l'attenzione del potenziale cliente. Ricordate di essere chiari e sinceri nelle vostre descrizioni, questa la chiarezza e la sincerità verso i nostri utenti, secondo me è importantissima. Ma arriviamo al punto 4. Che è promuovere il nostro negozio online, e questo è un punto molto importante ed insieme anche un tasto dolente per gli artisti, parliamoci chiaro, che spesso devono anche essere dei content creator oltre a degli artisti, cioè oltre alla parte creativa del fare le proprie opere, devono proprio anche imparare a essere un po' dei content creator. Il content creator è una figura ben specifica. Però devo dire che in ambito artistico queste figure iniziano un po' a cavallarsi, in ambito artistico e non solo, quindi oltre alla parte operativa del fare la propria opera, bisogna anche sapersi raccontare online nel modo migliore possibile e più corrispondente alla nostra personalità. Diciamo che ci sono artisti che se lo risparmierebbero volentieri, a cui non piace fare la parte content creator, e non è che è sempre per forza necessaria, poi ci sono altre strade, però oggi voglio parlarvi di questo. E poi ci sono invece degli artisti che hanno incluso questa parte nella loro attività, la fanno e magari la fanno anche volentieri, perché c'è tanta creatività anche nel creare contenuti, e per me per esempio in parte è così, anche se devo dire è parecchio impegnativo.
magari chi sta dall'altra parte non lo sa, però c'è tanto tanto lavoro dietro. Quindi utilizzate i social media per proporre, per promuovere il vostro lavoro ed attirare il vostro pubblico. Io trovo che Instagram sia particolarmente efficace per gli artisti, grazie alla sua natura visiva. Anzi, già che ci siamo, vi invito a seguirmi su Instagram, così potete vedere anche come lavoro io. Su Instagram ci sarebbe tantissimo da dire, perché ultimamente ha fatto veramente arrabbiare moltissimi artisti e ne ho parlato in questo video che vi lascio in alto e in descrizione. A proposito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale su Instagram non autorizzata, e quindi tanti artisti si sono spostati su CarArt e vabbè, non ve ne parlo qui, se volete poi andate a vedere quel video. Instagram è molto saturo, quindi per poter essere visti bisogna fare veramente un gran lavoro o pagare delle sponsorizzate, però per me resta comunque uno strumento molto importante, diciamo, nel mio ecosistema business, chiamiamolo così. Ovviamente sceglierete il vostro social di riferimento principale, non escludete TikTok, non escludete YouTube, io credo molto in YouTube, altrimenti non sarei qui. E poi pensate anche a Pinterest, che non è un social, ma che è una vetrina importantissima per gli artisti, per poter traghettare il pubblico da lì, dove ci sono tante persone che ogni giorno consultano Pinterest, e poi portarli dove volete voi, se si tratta di Instagram, se si tratta del vostro sito, insomma, dove voi pensate di portare poi le persone e farle arrivare alla vostra arte. Ma anche questo è un argomento che si potrebbe trattare in modo più approfondito in un altro momento. E veniamo adesso al quinto punto, che è: createvi una vostra newsletter. Non funziona per tutti, qualsiasi cosa io vi dico in questo video non è generalista, ci sono cose che nelle quali io credo, altrimenti non l'avrei condivise qui, però ovviamente ognuno poi ha la propria situazione. Ci sono artisti che non si sono trovati bene con la newsletter, per esempio, però io vi porto la mia esperienza, quindi io mi sento di consigliarvi di caldeggiare per portarvi ad aprire una newsletter. Perché? Perché i canali social non sono nostri, noi siamo in affitto, è come se fossero delle case in affitto, quindi non sono canali proprietari, e se noi riusciamo a portare le persone nella nostra newsletter, e se noi riusciamo a portare le persone ad iscriversi alla nostra newsletter, e loro ci danno l'autorizzazione a entrare nella loro casella di posta e ci permettono quindi di avere un contatto molto diretto, molto privato, queste sono persone che noi tendenzialmente non perderemo più. Cioè, se dovesse domani chiudere Instagram, noi comunque quei contatti delle persone realmente interessate, perché in genere sono loro che si iscrivono, non li perdiamo. E questa, secondo me, è una cosa veramente molto preziosa. Quindi vi invito a crearvi la vostra newsletter. Potete farlo anche senza avere un sito, e non vi perdete le persone in base agli algoritmi dei social. E oggi mi sta dando via la voce, molto bene, cominciamo nell'autunno. Sono persone che scelgono di leggervi, quindi coccolatele, scrivete all'interno di queste newsletter cose che non vengono messe da altre parti nei social, magari qualcosa ritornerà sicuramente. E intanto vi invito a iscrivervi, già che ci siamo, alla mia newsletter, è assolutamente gratis, e lì vado a mettere appunto cose che non si trovano da altre parti nel web. È un canale più intimo, è un canale di connessione, che certamente non bisogna abusarne, altrimenti le persone si stancano e poi si disiscrivono, ma lì possiamo veramente entrare in contatto con chi apprezza il nostro lavoro, creare dei legami veri, ovviamente coltivarli anche come potenziali clienti delle nostre opere. Io vi invito anche a tenere un blog, specialmente se vi piace scrivere, non sottovalutate questo aspetto. Lo so che sono tante cose, poi sceglierete voi quello che vi funziona meglio in base al vostro business, però anche il blog secondo me è una carta da non mettere da parte se vi piace scrivere. So che tante persone ritengono che i blog non vengano più letti, ma non è così, e non lo dico io, me lo dicono degli specialisti come per esempio Raffaele Gaito. Con il blog nel tempo, se coltivato bene, se fatto in un certo modo, si può essere piano piano indicizzati nella SEO, quindi essere trovati attraverso Google, cosa che non può avvenire con Instagram. A me piace molto scrivere e pian piano sto cercando anche di arricchire il mio blog, quindi se vi piace scrivere prendetelo in considerazione. E siamo arrivati al punto 7, quindi siamo quasi alla fine, resistete ancora un attimo. Il punto 7 è la gestione delle vendite. Quando iniziano ad arrivare le prime vendite è importante gestirle con cura. E create anche dei contenuti sulle vendite. Questo non vuol dire fare quei video finti che a volte si vedono o si sono visti soprattutto in un certo periodo. Delle vostre vendite vere, fate vedere quello che fate, come impacchettate, abbiate cura del packaging, realizzate un packaging che vi rappresenti, che parli veramente di voi. Col tempo piano piano si impara, si fa, non dovete fare tutto subito. Cercate di essere celeri con i tempi di spedizione, rispettateli, rispondete alle domande dei clienti. Questo si chiama nel marketing customer care, quindi bisogna avere cura dei clienti, cura della spedizione, perché altrimenti poi le persone non tornano più.
E veniamo all'ottavo e ultimo punto che io ho chiamato pazienza e costanza. Vendere i propri dipinti online, vendere le proprie opere online richiede tempo e dedizione, ma con tanto impegno, tanto studio e un buon business plan si può riuscire a farlo, trasformando così la vostra passione in un business vero e proprio che vi auguro diventi sempre più esplosivo. Ricordate di essere pazienti e di non scoraggiarvi se le vendite non arrivano subito, perché di solito non arrivano subito. Continuate a creare, continuate a promuovervi, continuate a mettere le basi di questo grosso ecosistema che si costruisce un pezzetto per volta e cercate di migliorare sempre di più il vostro negozio online e vedrete che i risultati arriveranno. Spero con questo video di avervi dato una panoramica, certamente una panoramica parziale perché è un argomentone, un'infarinatura anche della mia esperienza ed anche una piccola parte delle mie conoscenze che mi sono costruita piano piano nel mio percorso, che sicuramente non posso condensare in un solo video, ma avevo piacere di condividere insieme a voi. Quindi se voi me lo scrivete nei commenti, io posso sicuramente approfondire in altri video alcuni aspetti, ho piacere di farlo. Io per prima ancora tanto da imparare, ricordatevi che però molto dipende anche dal vostro modello di business, quindi ragionate anche sul vostro modello di business, quello che più si adatta a come siete voi e che possa essere sostenibile nel tempo. Esistono tantissimi modelli di business per gli artisti, non ce n'è uno solo, e questo proprio perché ognuno di noi ha una formula che funziona e per altri invece no. Penso in particolare a un artista che mi piace molto, un artista inglese, e io rimango sempre colpita dal suo modello di business perché lei utilizza Big Cartel per vendere e utilizza Instagram come promozione, come modo per mostrare ciò che fa, e utilizza la newsletter, fine, un ecosistema che apparentemente da fuori è semplicissimo e molto lineare, sicuramente richiede molto lavoro, ma per lei funziona. E ci sono tantissimi modelli di business per cui bisogna ragionarci sopra in questo senso per capire qual è il migliore per noi. Io ho parlato in questo video della vendita prevalentemente di prodotti fisici, ma un altro enorme argomento è la vendita di prodotti digitali, per esempio corsi, questo è un argomento che mi tocca direttamente, o vendita prodotti video come possono essere per esempio, non so, degli abbonamenti, pensiamo alle tante persone che si iscrivono ai Patreon degli artisti, quindi non fanno altro questi artisti che vendere un piano d'abbonamento mensile in cui si inseriscono dei contenuti che vengono pagati dagli utenti in funzione del piano di abbonamento. Questa è un'altra strada, ma direi che è anche un altro video. E sono queste delle attività che tanti artisti affiancano alla loro produzione artistica, ma bisogna sentirselo, bisogna volere fare questa cosa perché non è così tanto facile e scontata. Vi chiedo di non farmi domande sugli aspetti fiscali perché non sono una commercialista, ma ho la mia commercialista, ma l'aspetto fiscale consideratelo assolutamente, perché vendere online è un'attività a tutti gli effetti. Non mi dilungo oltre, altrimenti questo diventa il preambolo, l'introduzione di un corso di business per artisti che sinceramente adesso non voglio tenere, in futuro non si sa. Spero di cuore che abbiate trovato delle informazioni utili in questo video, in tal caso lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale per supportarmi, anche per vedere i prossimi video su questi argomenti, perché sicuramente ci tornerò. E come ho detto all'inizio del video, vi invito veramente a scrivere commenti, aggiungere informazioni e a dire anche se non siete d'accordo su qualcosa, ben venga, sono sempre aperta a parlarne con voi, sempre con gentilezza, mi raccomando. Aggiungete anche delle domande se ne avete, sono sicura che ne avete. E ricordatevi di iscrivervi alla mia newsletter, ve la lascio sia in descrizione che nel primo commento, perché presto invierò una guida dettagliata e molto più approfondita su questo argomento. Voglio sviluppare un po' tutti i punti di cui ho parlato qui e mandarlo attraverso guida gratuita all'interno appunto della mia newsletter. Bene, siamo arrivati alla fine, io vi mando un grosso saluto, un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!